Buongiorno ragazze, spero che siete bene. Oggi nuovo videovlog, oggi è lunedì. E adesso è mattina, è lunedì mattina e l'ultima volta che mi avete visto in un video ero in uno stato pietoso, mi scuso per lo stato pietoso, ma oggi voglio provare dei prodotti che ho comprato da un tipo e innanzitutto parlarvi di questa crema. Questa qui c'era di Cupra, perché questa qui praticamente, ragazze, mamma è tipo un anno che mi parla di questa crema. Allora, io non è che sa che ho queste grandi macchie in viso, ma ho un problema che, cioè non è un problema, io sono medio scura, neanche, sono mulatta, ma mulatta nel senso che sono un color cappuccino e certe volte vedo il mio viso come se fosse da schiarire, ecco praticamente. E volevo prendere una crema in farmacia ultimamente schiarente. E mamma ogni due per tre mi dice: prova questa, prova questa, prova questa. C'era di Cupra che costa pochissimo. E le sue amiche, anche mia zia, la utilizza e tutti dicono che è fantastica. Anche una signora, mi ricordo la mia ex vicina, mi parlava sempre di questa cera di Cupra. Quando me la faceva vedere, dicevo: vabbè, sì, ok, vabbè, non è che mi vado a comprare la cera di Cupra. Invece, ragazzi, sono già 5 giorni che la utilizzo. Mi piace il fatto che mi lascia la pelle straidratata e allo stesso tempo qualcosa di schiaritura sta facendo. Ovviamente l'utilizzo dovrà essere prolungato e quindi niente. Speriamo faccia l'effetto che mamma mi dice sempre. La signora, però, la mia ex vicina, io come sapete sono per metà italiana e metà marocchina, e quindi un po' preso da mio padre, un po' preso da mia madre, però comunque il colore scuro ha prevalso, diciamo, no? Però la signora, quella, la mia ex vicina di casa dove stavamo prima io e Luca, è italiana, quindi lei la sua pelle è bianca, cioè era proprio bianca, quindi su di lei ancora si vedeva ancora di più l'effetto. E mamma pure, con le sue amiche dicono che in teoria è cioè non è che cioè è sbiancante, pulisce il viso, te lo idrata. E infatti qui c'è scritto nutriente e protettiva con cera vergine d'api. Eccola qui. La trovate, io l'ho trovata al Tigotà. Al Tigotà e per ora mi sta piacendo perché poi io ho anche un altro problema con la pelle del viso. Non posso mettere qualsiasi tipo di crema perché mi rimangono tipo unte ed è questo è un problema che ha riscontrato anche mia cugina una volta parlando con lei perché abbiamo il tipo stesso tipo di pelle, quindi non tutte le creme vanno bene per il nostro viso, quindi se va bene per me e voi non avete problemi con le creme, andrà bene anche per voi sicuramente. Allora, iniziamo con mostrarvi qualcosa che ho preso e che voglio utilizzare per truccarmi. Allora, ho preso questo highlighter, che questo sarà il mio highlighter anche dell'estate sicuramente. E l'ho preso perché appunto primo era in promo, poi punto secondo, guardate quanto è carino, bello bello bello, molto bello. E mi piaceva il fatto che avesse questo color champagne, guardate che bello che è, bellissimo. E oggi faccio il travasamento nel nuovo beauty perché, vabbè, io sto utilizzando questo che adoro, amo, stramo, cioè questo lo amo tantissimo. E questo lo metterò in pausa un po' per un mesetto così, poi dopo lo riutilizzo perché mi piace tanto questo fatto che sia trasparente con i lineamenti neri mi piace molto. L'avevo preso da Primark, comunque non so se togliere questo coso o lasciarglielo. Vabbè, comunque oggi faccio il travasamento in questo nuovo beauty che vi avevo fatto vedere. Poi ho preso questo eyeliner. Questo qui. Allora, volevo prendere un nuovo eyeliner perché il mio sta partendo, sta arrivando verso l'immondizia e quindi ho detto no, mi devo prendere un altro eyeliner. E quando sono andata, la signora mi ha detto: guarda, c'è un eyeliner che stanno comprando in tante ed è il Waterproof Eyeliner Duo, sarebbe di questa linea qui. E guardate, a parte che mi piace molto il pack di questo blu elettrico, bellissimo, e poi anche Soft Touch.
Comunque ha questa parte qui, che questa pennina, questa parte è la parte più cicciotta dove tu puoi fare la versione quella della punta dell'eyeliner più, per dire, largo, invece questa parte qui è la più fina. Vedete? E io l'avevo provato, poi sono arrivata a casa, mi sono lavata le mani e ancora non si riusciva a togliere, l'ho dovuto struccare. Quindi sulla mano top, adesso vediamo sulla faccia. Poi ho preso un fondo, io di solito da Kiko prendevo un fondo, quello il più coverage che hanno, quello, vi lascio qui la foto nel caso, comunque. Questa volta ho voluto provare questo, perché mi incuriosiva, e poi ho pagato 10,45 euro mi sembra. E la ragazza mi ha detto guarda provalo, quando l'ho provato mi piaceva molto come mi stava in faccia, sapete perché? Punto primo, per la prima volta ho trovato un fondotinta che è il colore della mia pelle praticamente, eccolo qui, è il 3G, sarebbe 3G Unlimited Foundation, eccolo qui, Long Wear and Comfort, ed è vero perché me lo sono messa, cioè in pratica la ragazza me l'ha dato e ha detto fai tu, mettetelo tu, me lo sono messa come lo metto io di solito e mi è piaciuto molto 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 molto, perché è vero che è long wear, quindi è un lunga tenuta, e comfort, no, non lo senti sulla faccia, invece quell'altro, quello full coverage, ovviamente perché dovrebbe essere un po' più pesantino, lo sentivo un po'. Questo, top. Adesso proviamo. Poi dentro l'Hyperconad ho preso, quindi Kiko è andato, ho preso lui. Ogni volta che finisce lo devo riprendere, infatti non so se lo vedete qui, è finito. E lo devo riprendere perché io ho provato a sostituirlo con altri, ma non, cioè non riesco a sostituirlo con altri. A parte quello di Nars, solo che costa una sassata, quindi essendo che io lo utilizzo quotidianamente, non è da uso quotidiano. E anche quello dello Studio Fix di MAC, sono questi i miei best per me. Però questo è quello che posso appunto utilizzare un po' più economico e alla stessa resa, diciamo, tra virgolette, no? Ok, eccolo qui, spacchettato. Ho preso il... Io certe volte prendo nude beige, certe volte prendo honey. Dipende da, ovviamente da come sto messa. Ah, e poi ho preso questo. Ho provato, mi sembra, in profumeria, non mi ricordo. Mi era piaciuto. E quindi lo terrò come mascara del momento. E anche questo l'ho preso all'Hyperconad. Adesso mi trucco con tutti questi prodottini nuovi. Faccio un trucco semplice, però almeno do una parvenza alla mia faccia. E sono curiosa di provare lui quassù. Voglio vedere com'è. Ah, tra l'altro, vedete le sopracciglia come sono messe. Mi piace molto l'effetto. L'unica cosa, le volevo leggermente più definite, anche se in tante dicono no, è meglio così perché almeno rimane naturale, però adesso che andrò a fare la seconda passata dalla ragazza, in teoria dovrebbe essere il risultato finale leggermente più scuro. Adesso cerco di aprire. Allora, ultimamente come mi trucco? Mi trucco semplicemente fermato nel mentre mi mettevo il coso, il correttore. Ultimamente dico cioè mi incanto, tipo sapete quando finiscono le batterie? Vabbè. Comunque mi sono messa questo correttore che adoro, adoro alla massima potenza. Adesso non vedete così, ma è buono. Comunque l'ho finito ufficialmente, finito. Dopo posso appunto aprire l'altro. Ok, passiamo al secondo step che io di solito faccio. Non so se è una cosa giusta o meno, però è la cosa più adeguata al mio tipo di pelle, perlomeno lunga durata, mi dura così. Ok, metto un po' di fondo. Lo metto con lo stesso pennello perché poi dopo sapete cosa faccio? Vado a lavare il pennello e lo posso riutilizzare per domani. E mi piace molto l'effetto del pennello così, 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 anziché di quell'altro a lingua di gatto proprio per il fondotinta. Non lo so perché, ma sembra che lo metta il fondotinta più in modo naturale, più sfumato, lo sfuma meglio.
Ok, io fondotinta non lo metto sempre, però quando voglio stare, diciamo, voglio indossare un fondo, lo metto. A me piace truccarmi, ma non lo faccio tanto perché devo coprire chissà cosa, perché tanti sono fissati, tipo dice, ah, vabbè, no, utilizzi fondotinta perché devi coprire chissà cosa. No, perché mi piace l'effetto del fondotinta, anzi. Sarà una cosa paradossale, come la stessa cosa con le sopracciglia. A me piace più l'effetto di un viso truccato che il viso troppo acqua e sapone. Sì, lo so, sono anormale, però non so, a me piace più il viso truccato, fatto bene, sopracciglia pulite qua sotto. Tipo, a me non piacciono le sopracciglia qua sotto, tutte piene di pelo. E anche se sono sopracciglia bellissime, però anzi, a maggior ragione che le hai bellissime. Io fossi in te, me le pulirei, le farei proprio belle, precise, cioè sarebbero veramente belle, belle, belle. Così a me piace l'effetto. Poi, ovviamente, ognuno ha i propri gusti. Poi vado a mettere questo qui di infallibile che io compro e ricompro e ricompro e ricompro, perché mi piace tanto. Ha lo stesso effetto, quasi lo stesso effetto dello Studio Fix. È da tanto che non mi compro lo Studio Fix di MAC, infatti mi sa che quasi quasi lo vado a prendere, anche se questi, vi devo dire la verità, fanno la loro figura, la fanno, e vanno benissimo, anche per uso quotidiano sono i migliori, proprio il top. Però lo Studio Fix ha quel quid in più. Lo Studio Fix e anche i prodotti della NARS mi piacciono tanto. Infatti io sto finendo il blush, quello di NARS, della terra di Nars, però devo andare a vedere da Sephora. Comunque, ok, io di solito questo lo metto solo sotto, così, e poi un pochino. Ecco qua, ragazze, me lo sono messo, è fantastico. Lasciate stare adesso che l'ho messo un po' a cavolo, perché ovviamente quando vuoi che ti esca una cosa fatta bene, soprattutto l'eyeliner esce a cavolo. Però tralasciando questo aspetto, mi piace veramente tanto. Molto scrivente, facile, bello. Poi mi piace anche il pack, veramente bello. Adesso vediamo poi la durata nel corso del giorno. Adesso vado a mettere questa matita di Astra, che è la 33. Questa la adoro, e perché mi piace molto, è nude, e metterò solo questa, basta, non metto né rossetto né niente. J'adore. Ok. Questo è il trucco di stamattina. E mi è piaciuto anche questo. Adesso, siccome porto l'eyeliner, non è che lo vedete molto bene, lo dovevo anche mettere leggermente meglio, eh. Però le ha allungate abbastanza, molto. Cioè, non so se lo vedete. Vedete quanto le ha allungate? Mi piace molto. Piace, piace molto, piace, piace molto. Ovviamente mi doveva sporcare, guardate, mi sono sporcata. Ok, fuori freddo boia, abbiamo mangiato, io ho lavato i piatti, quelli che non mi entravano nel lavastoviglie li ho dovuti lavare io a mano. Adesso mi sono data una riscaldata alla mela cotta, perché ieri abbiamo fatto le mele cotte, buone, 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 poi io le faccio in un modo tutto strano mio. Vabbè, e adesso l'ho riscaldata così dopo la mangio. Ovviamente la matita se n'è andata a farsi fottere, ma vedete, il fondo è ancora tutto ok, nonostante io mi tocco veramente tanto. Ma eyeliner fantastico, quindi top. Adesso però voglio fare i muffin e cuocerli in friggitrice ad aria. Non lo so cosa ne uscirà. Ci proviamo. Ragazzi, io ogni tanto vedo quella telecamera che si gira e mi prende un colpo. Sembra tipo la presenza di qualcuno, perché praticamente sente il sensore e si gira, non lo so, vabbè, comunque mi fa prendere i colpi. Comunque, stavo dicendo, voglio fare i muffin da cucinare dentro la friggitrice ad aria. E niente, ci provo, voglio vedere. L'unica cosa che ho cacciato... 4 uova, mi sembra un po' esagerato. 4 uova, forse
solo due sarà il caso. Ah, e li voglio fare con la crema di cocco rimasta, coconut milk. Secondo me usciranno buoni. Adesso mi posiziono un attimino, non so dove, non so come. Ancora che non ho preso questo treppiedi piccolino, non so, mettervi qui. No, potete crollare. Devo capire. Ok, ho trovato la posizione giusta. Allora vado a mettere tutto questo coconut milk perché sarà la base grassa del muffin. Visto che io di solito lo lascio, ci faccio anche le maschere, forse qualcosa lascio per fare la maschera. Lascio per fare la maschera dopo per il viso. E due uova, perché non vado ad utilizzarne tante per i muffin. Ok. Poi adesso le frullo, le frusto. Le frusto, poi c'è il verbo frustare. Ragazze, ho frullato il tutto, è uscita tipo una crema, vedete, morbidina. Siccome il latte, quello di cocco, comunque è un po' grasso, andrò a mettere solo metà di olio di semi. Ultimamente sto usando questo qui del Giglio d'Oro, veramente molto buono, l'ho preso all'Hyperconad. Rimane un olio leggero, ok? Poi metto cocco rapé. E metto anche lievitino. Allora, metto un po' di farina di Manitoba. Di Manitoba, fanno ridere quelli con Manitoba. Ok, un po' di farina di Manitoba, non tanta perché già abbiamo messo il cocco rapé. Parlando della cosa più importante, lo zucchero. Cioè, adesso mentre frullavo dicevo, ma lo zucchero l'ho messo. No. Non li facciamo molto dolci, meglio di no. Messo solo due cucchiai, dopo vedo come l'impasto, nel caso lo provo. Secondo me dovrebbe essere buono. Bello morbidino. Poi sembra quasi una crema. Lo vedete? Non so se lo vedete, è morbidino. Che comunque il latte questo qui, questo poi tra l'altro l'ho preso al Lidl, quindi se mi chiedete dov'è, è della Lidl. Infatti è giusta la consistenza, vedete? Ok, adesso preparo un attimo i pirottini. Non so sinceramente come metterli qua. Non lo so, qua sicuramente ci andranno un 4. Ok, guardate, alla fine mi ci entrano 5, anche se questo poverino sta un po' così. Ho pensato di metterli a 180 gradi per 12-15 minuti. Adesso vediamo. Ecco qua, ragazzi, il risultato. Sono molto contenta perché guardate come sono usciti, super buoni. Adesso voglio vedere se farci una crema o mettere solo marmellata sopra. Adesso vediamo. Però esperimento, diciamo, riuscito, anche se ho fatto un casino, però esperimento riuscito. Alla fine ho utilizzato anche gli stecchini, quelli che mi avevano messo con i muffin, con i cartini del muffin, e mi piacciono come sono usciti. Poi, tra l'altro, a Luca piacciono queste cose con le marmellate. Infatti, ho fatto una con la marmellata di marroni, che piace tanto a lui, l'altra invece con la marmellata e i frutti rossi, quindi sarà stracontento. E niente, esperimento riuscito. Mi piacciono anche come sono usciti esteticamente. Li potevo fare meglio, però per essere un esperimento è andato più che bene. Buongiorno ragazze, come state? Allora, come vedete, qui abbiamo iniziato a sbrandellare tutto perché è iniziato ufficialmente il lavoro della parete. Come vedete, è venuto il tecnico, ha tolto il
questa parte qui, ha tolto il termosifone perché praticamente a me non piaceva come stava messo, e poi perché la parete di TV che abbiamo scelto alla fine è, diciamo, bella grossa, e quindi andrà a coprire anche quella parte lì. L'unica cosa, adesso non so se andremo a pitturare, perché volevo fare di un altro colore, però Luca poi mi ha detto che bisognava capire un attimino come pitturare poi il tutto, perché vedete qui la parete è abbastanza ampia e non lo so, adesso vediamo cosa sceglieremo di colore. Inizialmente avevamo fatto un ordine da Leroy Merlin per dei materiali, poi comunque poi dopo vi spiegherò cosa è successo. Quell'ordine è andato a buon fine, ma lo utilizzeremo per altro, quindi non è andato a farsi fottere, diciamo, ma lo utilizzeremo per un'altra cosa. Niente, sono felice perché stanno iniziando i lavori per la parete TV, perché non ne potevo più di vedere quei quadri messi così a cavolo, perché qui non so se vi ricordavate c'erano due quadri, lì c'era un termosifone enorme, inutile, che poi tra l'altro questa zona di casa sotto è una zona molto calda e non necessita per niente né termosifoni né coso quello lì, lo accendiamo proprio quando fa veramente meno 5, per dire. Quindi, cioè, poi in questo soggiorno ci sono veramente tanti termosifoni, che quello messo lì non so perché ce l'hanno messo, quindi boh, vabbè, noi l'abbiamo tolto e adesso faremo la parete TV. Ci hanno mandato l'email diciamo, dove l'abbiamo preso, poi dopo prossimamente quando arriverà e tutto ve lo mostro e vi dirò dove l'abbiamo preso e perché l'abbiamo preso lì e non più abbiamo fatto quell'altro tipo di progetto che avevamo in mente. E niente, ragazzi, sono contenta perché veramente inizia a prendere forma la casa. Già da come ho messo a posto il bagno sopra mi piaceva, diciamo, mi sta iniziando a piacere, perché ovviamente quando hai casa messa a posto è tutt'altra storia. Comunque, questa era la televisione che avevamo preso. Adesso, vista così, non sembra grande, ma è un 65 pollici, mi sembra, mi pare. Vorrei dire una cavolata, ma Luca sa queste cose tecniche. Comunque è grandissima e con la parete TV sarà ancora più carina. E niente, raga, ci è venuto il tecnico, ho tolto quella cosa, adesso deve venire a togliere quei pistilli sotto, anche se avevamo pensato di lasciarli, perché tanto il mobile li coprirà. Quindi, lasciandoli, o comunque mettendo dei rubinetti o qualcosa che, per dire, un giorno se voglio rimettere il termosifone, lo posso rimettere, ok? Senza rifare di nuovo tutto, diciamo, questa parte di impianto, no? Non lo so, infatti lui mi ha detto il signore, intanto ti tolgo quelli sopra, poi vediamo quelli sotto cosa farne. Che effettivamente ha ragione. Infatti adesso ho dovuto andare perché ho un altro lavoro, poi tornerà e vediamo se questi li dobbiamo togliere o meno. E poi basta. Sono al centro commerciale con mio zio perché oggi è il compleanno di mamma e siamo venuti da Stroilli a farle un regalino. Fa un freddo boia, io tra l'altro in questi giorni sono stata malissimo, nel vero senso della parola. Zio, guarda zio. Comunque adesso entro dentro perché mi sta aspettando. E niente, abbiamo già scelto, mi sa, voglio far vedere anche a voi. Abbiamo già scelto quello che dovevamo prendere. Guardate zio. Dorme. Ok ragazze, dopo siamo stati da Pepco perché ho preso le cornici e qui mamma le avevamo portato anche il regalo. Tra l'altro mi hanno regalato questa trousse di Stroili con questi spazzolini per pulire, mi sembra, i gioielli. Questo è il regalo, mamma è rimasta molto contenta, non se l'aspettava. E poi le ho comprato un profumino che ogni volta che lo sente da me, quello lì del Tigotà, mi dice sempre perché non me l'hai preso anche a me? Spero un giorno di ripagarla veramente di tutte le fatiche che ha fatto per me, e perché la mamma, ragazzi, è sempre la mamma e nessuno potrà mai sostituire questa figura. E vi consiglio di farle ogni tanto un regalino, di mandarle un messaggio carino, perché
la mamma insostituibile. E da nord a sud del mondo tutte le mamme sanno sempre quella carezza in più, quella parola bella per i propri figli, quella premura in più. E la mamma è la mamma, ragazzi. Ok ragazze, ho consegnato il regalo e domenica ci sarà, diciamo, la festa. Adesso non so se faremo festa a casa o andremo fuori, adesso vediamo come ci girano, perché la voglio portare più che altro a mangiare fuori, adesso vediamo, forse è meglio la seconda opzione, vediamo cosa ne sarà di domenica, perché questi giorni lei lavora e quindi lavora nel campo sanitario, quindi non può. Non è un lavoro che il sabato e il domenica hanno libero, anche, anzi, pure le feste spesso a turno queste persone, questi angeli lavorano per noi e per i nostri cari. E, perché io li reputo veramente angeli, queste persone che lavorano nel campo sanitario veramente fanno tanto. Mia madre fa l'operatore socio-sanitario ed è un lavoro, oltre ad essere un po' faticoso, è anche un lavoro che ci devi stare con la testa e devi veramente amare il prossimo, e non è facile. Quindi oggi lei, nonostante fosse il suo compleanno, doveva andare a lavorare, no? E sabato e domenica lavorano a turno, ovviamente, lavorano anche quando è Natale, quando è Capodanno, a turno, ovviamente per tutti quanti, però è un lavoro impegnativo, ma comunque ripaga perché le persone, i pazienti vogliono bene a loro e quindi è una cosa veramente bella. Comunque sono tornata a casa perché appunto oggi non festeggiavamo. E ho stampato le immagini da Pinterest, ovviamente le ho stampate in modalità Marocco, ovviamente. Allora, ho stampato, questo è il deserto del Sahara, l'ho stampata e l'ho stampata tutto in questo modo più chiaro, vedete? Perché inizialmente avevo stampato questa immagine qui di queste pampas e somiglia molto al colore del deserto in questo modo. Ce n'erano veramente di ogni del Marocco, infatti prossimamente poi vedrete cosa ho in mente di fare, vediamo cosa combinerò. E poi qui ho stampato una delle porte di Marrakesh, questo è uno stile arabo, questo è un palazzo di un sultano. E così le metterò Tris in bagno. L'unica cosa che adesso le ho appese, ragazze, è udite, udite, la ex proprietaria ha messo un gancio, questo mi sembra quello centrale, tipo così. E non mi piaceva molto l'effetto, ma mi piaceva più così, quindi nel prossimo video le vedrete attaccate. Però mi andava di farvele vedere già da adesso perché, cioè, sono bellissime, bellissime, bellissime. Mi piace molto l'effetto che ho ricreato. Ditemi se anche a voi vi piace. E niente, raga, io chiudo qui il video così non lo faccio così lungo. E ci vediamo alla prossima. Un bacione, iscrivetevi al canale e lasciatemi un commento così almeno posso interagire con voi. Un bacione e alla prossima. Ciao!